hanno scritto davvero la storia della radio italiana, hanno fatto ballare intere generazioni di appassionati di musica, animando le folle dagli anni 80 ad oggi. Benvenuti allora a Prato e su TV Prato, ai quattro pilastri del DJ Time, Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. Buonasera, benvenuti. Buonasera, buonasera Prato. Allora, una serata questa importante per la nostra città, ci divertiremo sicuramente. Il vostro è un programma che ha segnato davvero la storia di Radio DJ e ha avuto molte vite, come si dice spesso. Quella che state vivendo, cristallizzando questo momento, come la definireste? Potremmo definire una terza giovinezza, non so come definirla, perché da qualche anno abbiamo ricominciato a girare col DJ Time. È successo in occasione di una festa a Brescia un po' di anni fa e abbiamo capito che poteva essere una cosa che magari per quelli che ci hanno seguito da ragazzi, vissuta magari come un momento di ricordo della propria adolescenza o gioventù, e per le nuove generazioni la novità. E infatti è così è stato, infatti il nostro approccio è sì musica degli anni 90, però molti pezzi rivisitati, poi abbiamo dei visual e una scenografia molto moderna. Poi tra l'altro quest'anno per la prima volta Fargetta balla e Prezioso e Molella fanno dei giochi di prestigio. Sì, poi è un cappellino. Quindi sarà uno show a tutto tondo. Sì, poi il cappellino, perché lui è un'icona fashion, è molto richiesto, e Molella invece è convinto che l'estate non sia finita. Invece non è finita l'estate. A proposito appunto di generazioni che si incontrano, che effetto vi fa? Vi domando, vedere anche questi ragazzi giovanissimi, adolescenti, che magari non ascoltano soltanto il rap, la trap, ma conoscono a menadito i vostri remix. Mario, rispondi. Ma questo è merito dei genitori, che sono quelli che ci seguivano gli anni d'oro. Quindi portano i figli e i figli si innamorano di questa musica che non muore mai, perché quello è stato un decennio irripetibile. Ecco il segreto. Quindi diciamo i genitori anche custodi e capaci di fare il passaparola, di tramandare ricordi, emozioni e sensazioni. Differenza tra lo stare in studio, quindi in radio, e invece l'impatto col pubblico, diretto, in piazza, lo scambio. Beh, in piazza ti viene restituito un po' tutto quello che tu negli anni hai costruito e fatto attraverso la radio, o nel loro caso anche attraverso le produzioni, quindi hai una reazione immediata del pubblico, affetto, vedere tante mani alzate, vedere sorrisi. E poi tornando al discorso delle generazioni, è veramente bello vedere diverse generazioni, vedere i genitori cresciuti, cioè i nostri ascoltatori che sono genitori e portano i loro figli e si divertono tutti. È un po' l'effetto Vasco, diciamo, e questo è molto bello. Ancora oggi siete davvero capaci di segnare il panorama musicale italiano, parlando degli anni 90, nelle classifiche appunto dei dischi più venduti, la metà circa dei dischi erano passati proprio su Radio DJ, ancora oggi siete capaci di fare questo ed altro. Sì, diciamo. Una bella responsabilità, oltre che un piacere. È un bel gioco, io penso che sia uno degli aspetti più belli del nostro mestiere, la ricerca e scovare delle canzoni che poi diventeranno dei successi. E poi ci sono tante canzoni, anche prodotte da loro, che oggi sono le canzoni di successo, cioè ci sono brani che sono degli anni 90, vengono rimixati e riproposti e sono di un'attualità pazzesca. Mi viene in mente, visto che siamo nel weekend e sono appena finite le partite, la canzone prodotta da Molella, Freed from Desire, che è l'inno e un coro da stadio adesso, siamo nel 2022. Quindi insomma, tutto torna alla fine. Tutto torna. Chiudiamo, cosa ci farete sentire stasera? Qualche anteprima, al di là del look, fashion? Ok, allora, stasera musica anni 90, drop moderni e basta. Basta, può bastare. Beh, ha già detto tutto. Vi alternerete ovviamente. Sì, faremo un inizio dove ci saremo tutti e poi chiaramente ci sono quattro set diversi per poi fare un gran saluto finale. Tutti insieme. Esatto. Appassionatamente. Allora, grazie davvero per la vostra disponibilità e, come si dice, party like a DJ. Party like a DJ, si dice anche così volendo. Sì. Buono show, buono spettacolo. Grazie.